ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo annunciato, parliamo della più grande fabbrica della Repubblica, ma anche di tanti secoli, perché ovviamente l'Arsenale viene ricordato così, come una fabbrica enorme, organizzata, con una grande produzione, navi, galee, eccetera. E quindi vediamo un attimo che cos'era l'Arsenale. Allora, a raccontarci la storia di questa fabbrica, abbiamo in collegamento, anzi ritorna, Cesare Peris. Pronto, buon Cesare? Buon pomeriggio, mi sentite? Sì, benissimo, benissimo. Sì, bene. Ecco, allora, Cesare Peris, appunto è stato ospite qualche settimana fa, che si è raccontato un po' il compleanno di domani che ci sarà per Venezia, ma oggi insomma parliamo di questo argomento, quindi ci ha fatto una così una cronistoria di tanti secoli di Venezia, quindi che la trovate anche su YouTube, che sta andando benissimo. Allora, ci atteniamo a quello che è l'argomento di oggi. Cesare, l'Arsenale, ecco, già il nome è impegnativo. Enorme. Bravissimo, cosa si intende? Un argomento enorme. Allora, diciamo che Venezia è l'Arsenale e l'Arsenale è Venezia, nel senso che la città nasce subito orientandosi verso il mare, quindi si proietta, non potendo orientarsi verso la terraferma, perché la terraferma è occupata prima dei Longobardi, poi dei Franchi, eccetera, eccetera. Venezia si trova quasi costretta, ma lo fa per una scelta anche economica, di esportare il sale, importare cose che non ci sono nel mercato occidentale, si deve per forza proiettare sul mare. Proiettarsi sul mare ha questa necessità, che lo dice da sola, insomma, ha bisogno di navi. Ha bisogno di navi e ha bisogno quindi di un cantiere pubblico, di un settore marittimo che possa in qualche modo non solo produrre le navi, quindi costruirle in maniera rapida, ma deve anche poi poter avere il modo di rappezzarle, di metterle a posto, di ripararle e anche di ricoverarle durante la stagione invernale, quando fino all'introduzione delle fregate e dei vascelli le navi non potevano viaggiare, perché il vento attraverso, il brutto tempo, era quasi sempre causa di naufragi. L'Arsenale è enorme, l'estensione è un sesto della città, tolti i canali, tolta l'acqua, quello che rimane della terra, che a Venezia come città è una cosa preziosissima, no? Perché se non c'è terra non si costruisce. Certo. L'Arsenale ne occupa circa un sesto. La sua superficie attuale di oggi attorno ai 318.000 metri quadri, per dirla in misura, in altre misure, sono circa 670 acri della città. Una città che dura 670 acri, l'Arsenale prende 318.000 metri quadri. È una fabbrica che non nasce come la vediamo oggi, nasce molto lentamente e direi quasi, come si sa, segue lo sviluppo della città. All'inizio Venezia ha bisogno di navi mercantili che si possano trasformare in navi militari quando c'è da far battaglia. Mano a mano che si procede poi nella storia, arrivare fino al 600 e poi i primi del 700, ma il 600, la fine del 600 sono gli anni più importanti per l'Arsenale, distinguere tra quelle che sono le navi da trasporto commerciale e quelle che invece sono ormai diventate completamente delle navi militari, quindi utilizzate per difendere le rotte e per difendere i trasporti. Cesare, qua ci credono, ma quando nasce l'Arsenale? Cioè il periodo ci chiedono i nostri ascoltatori. Sì, certo. Allora, l'Arsenale, dicevo, ha una data un po' controversa, devo dire la verità, perché è controversa perché l'Arsenale non è in realtà il primo luogo dove si costruiscono navi. L'Arsenale viene grosso modo indicato una sua prima individuazione nel 1104. Nel 1104 un documento antichissimo che è conservato all'Archivio di Stato, mi sembra, o alla Maciana, mostra una pianta della città dove grosso modo dove c'è oggi l'entrata dell'Arsenale, quindi la d'Arsena che sta alle spalle dell'entrata principale dell'Arsenale, si vede un piccolo cantiere
Più che altro proprio una darsena, ecco, l'arsenale deriva dalla parola araba darsena, sì, no? Quindi la darsena non è un cantiere dove si costruisce, ma è un posto dove le navi vengono ricoverate per l'inverno. Nel 1104 noi abbiamo questa prima iconografia che riporta questo rettangolo di mura, e all'interno ci sono appunto navi che evidentemente stanno passando l'inverno prima di uscire in mare in estate. Dicevo, non è quello il primo posto dove si costruiscono le navi, perché in realtà ancora nel 1298, quindi un po' più avanti del 1104, ma nel 1298 vengono commissionati delle navi, vengono costruite nel grande squero che a Venezia si chiama lo squero di Terranova. Terranova stava alle spalle del Palazzo Reale, dove oggi sono gli ex giardinetti reali. Su quello spazio, proprio lo spazio compreso dove sono gli ex giardinetti reali, prima che si costruisse il grande magazzino, il fondaco della farina, che poi venne distrutto a Napoleone appunto per farci i giardini reali, non davanti al palazzo, perché poi è situato dietro la laguna, e lì vengono costruite alcune navi per ordine del Maggior Consiglio. Quindi l'arsenale ancora a quel tempo, nel 1998, non era ancora in grado di costruire galere, anche perché la costruzione delle navi diventa pubblica un po' più avanti, è attorno al 1300 che nell'arsenale si cominciano a costruire navi pubbliche che vengono appaltate ai privati. E nell'appalto ai privati, i privati acquistano, si dice, carati della nave. Per le navi i carati sono 24. Ma carati cosa si intende? Carati, Cesare? Si intende una parte di proprietà. La nave è suddivisa in carati, sia per la proprietà e quindi per la responsabilità della proprietà e per la responsabilità di ciò che si trasporta. Ed anche il carato, i carati vengono anche utilizzati per indicare il grado di costruzione finale della nave. Una nave che ha completato i 24 carati è pronta per salpare. Nel 1600 in arsenale, viene usato questo come propaganda, ma non è così, poi lo vedremo. Ci sono navi che sono ferme da 10 anni a 20 carati, perché il Senato dà ordine che la nave arrivi fino a un certo livello di approntamento e quando servirà sia subito messa in mare per poter contrastare i pirati oppure i turchi. L'arsenale quindi comincia da questo piccolo laghetto che viene collegato e rimarrà così per sempre. Viene collegato al bacino di San Marco attraverso il rio attuale, il rio della Tana, detto prima il rio della Madonna ed oggi il rio dell'Arsenale. Un canale molto stretto in cui le navi vengono rimorchiate e poi uscite davanti al bacino di San Marco, girano, piegano sulla sinistra e fuori per il porto del Lido finché si potrà, poi sarà necessario abbandonare il porto del Lido perché il pescaggio diventa minimo e uscire al porto di Malamocco, le navi prendono il mare. Cos'è interessante? Man mano che l'arsenale si sviluppa, diciamo che nel 1300 ancora lavora moltissimo a produrre le famose galee. Sì. La galea viene importata a Venezia dai costruttori greci, è una nave che viene inventata a Bisanzio, i veneziani la perfezionano e da quel momento non muterà mai più. Perché non muterà mai più? Per un semplice problema di struttura e di dimensione. Una nave con una chiglia che vada in quel tempo oltre i 40 metri è una nave che non naviga e si spezza poi su se stessa quando ci sono i marosi. Quindi la lunghezza della nave arriva ai 40 metri e non potrà più progredire per evidenti questioni strutturali. No? È come tirare un travo. Esatto, è lunga e stretta e pesca poco. Pesca poco, quindi è una nave che ha bisogno di portare merce che ha grande valore. E i veneziani usano le galee a remi. Il remo poi sarà perfezionato nel tempo, quindi prima tre remi a terzarolo, quindi ad ogni posizione tre remi con tre scapoli non ancora forzati, ma scapoli che volgono un remo ciascuno sullo stesso scalmo, poi si passerà dal terzarolo allo scaloccio. Lo scaloccio è meno complicato, è più pesante, il remo viene vogato da 5 vogatori, ma è una, come posso dire, una innovazione che viene introdotta, perché a quel punto basta che solamente il capo fila, che sta sul primo remo, il primo banco, muove il remo, gli altri 4 devono solo tirare seguendo l'ordine che dà il capo. Quindi si aumenta la velocità della nave e si riduce la necessità della perizia, che è una cosa necessaria.
veneziani sposeranno dentro l'arsenale la galea praticamente fino alla fine. Già quando l'arsenale verrà occupato dai francesi ci saranno ancora all'interno, nonostante sia ormai l'epoca, il 700 poi anche l'800, delle fregate e dei vascelli, i veneziani continueranno a costruire le galee per un motivo semplice: la galea va a remi e quindi va anche quando non c'è vento. La necessità di avere collegamenti puntuali da tutti i porti del Mediterraneo e dalle Fiandre e anche da Londra fino a Venezia è per i veneziani una questione proprio di quasi di vita o di morte, cioè il carico deve arrivare a quell'ora, deve arrivare a quel giorno, e ogni giorno di ritardo è un problema per gli affari. Quindi, ci sono registri nei porti mediterranei molto vecchi, per esempio uno famoso sta alle isole Baleari, dove ci sono i registri in cui si scrive che domani arriverà la galea veneziana, perché si sapeva che erano talmente metodici i veneziani nell'andare nei giorni esatti, e quindi la galea dava questa antesignana del motore, solo che è umano, da questa capacità di poter quindi, arrivare. Puntualità massima negli arrivi e nelle partenze? Assolutamente sì, assolutamente sì, è necessario, e quindi la galea è poi una nave che pesca poco e quindi non ha problemi a entrare in laguna, perché la laguna a quei tempi, non avendo ancora, naturalmente che saranno costruite prima dai francesi e poi perfezionate dagli austriaci, le dighe foranee, cioè quello che oggi ci sono 12 metri di profondità in fondale, a quei tempi alla bocca del porto del Lido si pescavano 2 metri, a volte 1,5 metri. E quindi la galea che pesca pochissimo, però una stiva che è molto poco capita, ha bisogno di portare un sacco di cose di grande valore. Cosa succede? Quando i veneziani portano dall'arsenale, cominciano a costruire, costruiscono le galee, le costruiscono e cominciano a costruirle anche naturalmente per un loro affidamento militare. La galea ha questa particolarità però che può sparare solo da prua. E il cannone da corsia si chiama, perché quando non veniva usato era ritirato da prua verso il centro della nave, è l'unico cannone che spara in caso di battaglia, poi si va all'arrembaggio. La galea è la nave da cui deriva la parola arrembaggio, perché il triangolo che sta davanti alla prua dove c'è il rosso si chiama remba. Quindi si dice remba e si dice vado all'arrembaggio perché il rostro di prua si incastrava sul fianco della nave nemica e per passare ad andare all'assalto della nave nemica si passava per la remba, quindi vado all'arrembaggio. Bene. E la galea è l'unica nave, non sono i galeoni, quando si vedono i film americani, i galeoni, soprattutto sono anche navi che in arsenale non vengono costruiti, i galeoni che noi siamo abituati purtroppo dalla cinematografia americana a considerare le navi dei pirati, dei bucanieri, sono navi invece, se posso dire, abbastanza inutili in Mediterraneo, dove infatti non vengono usati o vengono usati molto poco. I veneziani ne costruiscono pochissimi esemplari, perché cos'è il galeone? Il galeone ha questa particolarità che quando si comincia a mettere in acqua navi che hanno vele e non più remi, l'arsenale li costruisce, ma i mastri capiscono subito che il vento di traverso, che è tipico andando in Adriatico, un vento di vola, è un vento di traverso che il galeone non sopporta e spesso si rovescia. E se non si rovescia, l'acqua entra dai fori dei cannoni della linea più bassa. Quindi i veneziani ne costruiscono pochissimi. Quindi non era sicuro assolutamente? Non era assolutamente sicuro, perché la nave è troppo alta e ha un rapporto tra parte immersa e parte emersa che è troppo alto, e il vento di traverso lo fa cuffiare, come si dice in termini marinaresco. E invece una nave ottima per andare agli Stati Uniti e per tornare, perché da quella parte là invece il vento, al variare delle stagioni, soffia, si dice tecnicamente in fil di ruota, noi siamo abituati a dire soffia col vento in poppa, quindi la nave butta verso avanti e non ha problemi di sbandamento, ma è inutile, è una nave inutile, pericolosa nel canale. Quindi i veneziani in arsenale studiano queste cose, e l'arsenale per studiare queste cose si deve espandere, perché dal partire a una piccola arsena che si chiamerà Arsenal Vecchio, si passa poi attorno al 1300, fine 1300, inizio 1400, a costruire l'arsenal nuovo, che si espande verso est, occupando un lago, il lago di San Daniele, che era di proprietà dei frati, che vengono costretti a cederlo allo Stato perché c'avevano un mulino, eccetera, eccetera, ma il lago va benissimo perché lì non serve nemmeno scavare, c'è già l'acqua, è anche ben importante, e inizia a entrare nel concetto dell'arsenale proprio nel 1400, con l'arsenale nuovo,
che entra nel concetto relazionale quello che noi poi abbiamo apprezzato, se vogliamo così dire, sistema di costruzione che viene chiamato la catena di montaggio, sì. Che poi qualcuno si bea di dover dire che l'ha inventata o l'ha introdotta Henry Ford quando costruisce le macchine negli Stati Uniti. Cos'è di particolare la catena di montaggio? Che nella catena di montaggio, come insomma è noto, ognuno, ogni operaio fa un pezzo e quel pezzo lo replica all'infinito senza che ci sia necessità che il pezzo venga subito assemblato, viene prodotto. Quindi nel scenario in realtà non si costruivano le navi, venivano assemblate quando i pezzi al momento dell'occorrenza erano fatti affluire dai vari magazzini nello scalo dove si stava impostando la nave, per cui un carpentiere, un malangon, un calafato, un segador, un remador, tutte le arti che vivevano dentro l'arsenale, ogni giorno riproducevano ciascuno quel pezzo che serviva. Dopodiché fatto veniva immagazzinato e c'era il vezzo di dire che alcuni magazzini dell'arsenale vecchio, che poi non vengono più usati per costruire navi ma diventano magazzini marittimi, contenevano la nave già pronta. Quindi bastava solo richiamare tutti i pezzi scalo. Ed è questo che permette poi ai veneziani, con la famosa visita di Enrico V quando passa per Venezia, sì, proveniente dalla Polonia, sì, per andare in Francia ad assumere il titolo di re di Francia, naturalmente a metà del Cinquecento, passa per Venezia, naturalmente non poteva non passare per Venezia, e viene portato in arsenale. In arsenale lui, mentre insomma parla con i savi, parla con i senatori, gli si chiede se vuol vedere come si costruisce una nave in un giorno. Naturalmente tutto era già pronto, non è che si sono messi a tagliare il legno, no? I pezzi erano già pronti, però sotto gli occhi del re, dalla mattina alla sera, in uno scalo, viene realizzata, pronta per essere usata, una galea, e lui rimane stupefatto. Naturalmente c'è anche un'altra condizione che l'arsenale pone della forza e della potenza della Repubblica e della sua necessità. Noi abbiamo parlato l'altra volta del mito, quindi proprio della necessità di mantenere, sì, il mito di una Repubblica che era ricchissima e fortissima, se si pensa che l'arsenale di Venezia, fondato nel 1104, come abbiamo detto, sì, arrivato praticamente intatto fino a noi con i rimaneggiamenti fatti nell'Ottocento, è uno dei pochi che sono rimasti integri in tutta la storia della Repubblica marinare, anche di quelle più potenti e quelle che erano più possenti. L'arsenale di Londra, per esempio, che stava alla foce del Tamigi, era tutto in legno ed è scomparso. L'arsenale di Venezia è fatto in pietra e mattoni, pietra vista e mattoni, perché? Perché era necessario che il visitatore straniero, arrivando in arsenale, avesse la sensazione tangibile di una potenza che era pronta a svegliarsi quando ce ne fosse stato il bisogno. Venezia non voleva la guerra, era popolo di mercanti, quindi mercanteggiavano anche quando c'era la guerra, però erano pronti a fare la guerra se qualcuno avesse tentato di aggredirla. L'arsenale aveva anche questo messaggio. Esatto, ed è un messaggio molto, molto potente. Che faccio un esempio: torno indietro rispetto all'Enrico V che viene a vedere la galea. Ma tutti conoscono la questione di Dante. All'inizio del 1300 viene a Venezia ambasciatore di Guido da Ponenta. Sì. Non viene a caso, perché adesso la questione è interessante, perché non è che lui viene a casa a Venezia ambasciatore, cioè viene a fare una visita di cortesia. È successo qualcosa prima tra Guido da Polenta e i veneziani, ed è successo appunto dalle parti di Ravenna, dove i veneziani chiedevano alcune cose e Guido da Polenta aveva fatto anche un po' un'alleanza un po' sballata con qualche signorotto locale e aveva risposto di no ai veneziani. I veneziani erano rimasti molto, come posso dire, colpiti. In quel tempo loro volevano mettere le mani su Comacchio, per la questione del sale, per la questione che la sentiva una città, eccetera. E non a caso, quindi, cosa dice Guido da Polenta? Manda a Venezia Dante Alighieri. Ora, tutti sanno che Dante Alighieri, arrivando a Venezia, sulla sua Divina Commedia, non scriverà nulla della città, ma scriverà dell'arsenale, nella famosa sonetto dell'inferno, dove lui appunto ritrae l'arsenale, no? E lo scrive in una maniera molto vivida, no? quale l'arsenale dei veneziani, bolle d'inverno la tenace pece, ad impalmare il legno non più sani, c'è chi ribatte, chi da proda, chi da poppa, chi volge sarte, chi terza luoga, smonitopo, eccetera.
Dante quindi descrive ciò che vede, e vede un arsenale che si muove come un formicaio, ma non impazzito. È un formicaio dove tutte le formiche sanno esattamente cosa fare. È un caso che di tutto questo il Senato voglia portare Dante a vedere l'arsenale? No, non lo è, perché Dante, come abbiamo detto, viene a Venezia ambasciatore di un signore di Ravenna che si era messo in testa di fare qualcosa contro Venezia. I veneziani portano Dante in arsenale a mostrare a Dante che cosa è capace questo arsenale e che lo riferisca al suo signore. Come ambasciatore, insomma. Quindi... lui viene a Venezia, lui vede l'arsenale, torna a Ravenna, guido da Polenta, chiama i veneziani e si dice disponibile a trattare. Ah, ecco. Questo è il motivo per cui Dante riporta sulla Divina Commedia solamente. Il fatto storico è che lui viene perché il signore gli dice i veneziani si sono arrabbiati, vai là e vedi che cos'è. Quando i veneziani dicevano Dante, gli dicono fai una cosa Dante, vieni che ti mostriamo cosa facciamo noi. Così poi glielo dice a Guido, che vediamo se ha ancora, da dire qualcosa. E lui va ritornando. C'è una parte interessante, ma questa però esula dal nostro contesto, ma la voglio dire lo stesso, perché è una cosa che insomma è poco nota, ma è così. Quella che leggiamo noi oggi non è la Divina Commedia di Dante. Quella che leggiamo noi oggi è la Divina Commedia del figlio di Dante, è una copia. Dante, quando lascia Venezia, muore di febbre malarica poco dopo, ma quello che è interessante è che Dante perde la Divina Commedia e non si è mai saputo se l'ha perduta quando è venuto a Venezia o se l'ha perduta nella strada da Venezia a Ravenna, dove poi però non arriva perché muore. E anche questo, su questo siamo costruite molte storie, sul fatto che poi Dante abbia in qualche modo lasciato la Divina Commedia originale in città, o che qualcuno gliel'abbia portata via. Però lui non ha più la sua, che lui l'ha scritta e riscritta tutta la vita, non è che ne ha fatto una copia, poi la pubblichiamo, si è messo sopra tutta la vita, ma gli viene rubata, la perde. Quella che leggiamo oggi noi è la Divina Commedia che è stata finita dal figlio, addirittura il paradiso è in gran parte finito dal figlio, di una copia che era rimasta di proprietà del figlio. Noi non sappiamo esattamente se la Divina Commedia che leggiamo oggi è quella che Dante avesse fatto per lui. Però figlio, tornando alla canale, dal figlio Pietro, quello che era a Treviso. Esatto. Però tornando all'arsenale, quindi dopo la visita di Dante, dopo la visita di Enrico, l'arsenale nel 500 si sviluppa ulteriormente e nasce, abbiamo detto, l'arsenale vecchio, l'arsenale nuovo e l'arsenale novissimo. L'arsenale novissimo è un balzo ulteriore che viene fatto, da questa volta non più verso est ma verso nord, e occupa un'altra porzione enorme, dove anche qua viene introdotto il sistema della costruzione a catena, quindi gli scali che vengono dove le navi vengono impostate e poi portate fino al carato in cui si pensa sia più facile nel momento in cui servono mettere in acqua. È il periodo in cui i veneziani, il 500, cominciano anche a ragionare, perché se c'è una cosa che fa di una nazione così piccola una nazione così forte è la costante e continua ricerca che viene fatta all'interno dell'arsenale, dal getto dei cannoni in bronzo che viene abbandonato perché il bronzo si crepa quando ha sparato troppo, alla scelta di far fare i cannoni in ferro ai bresciani perché sono più bravi degli altri a usare il ferro e fare la fonditura, quindi solo i cannoni di bronzo viene messo in arsenale, agli esperimenti che vengono fatti sulla rigatura della canna e la sua sinistrosità, cioè la palla che esce e ruota mentre va a battere contro i bersagli. I veneziani trovano che questo sistema, la palla penetra dentro il muro, penetra dentro le fiancate delle navi in maniera più vistosa. Lo farà anche Galileo Galilei quando viene a mostrare il suo caracchiale al Senato. Qui, sì. Sarà portato anche lui naturalmente in arsenale per fargli vedere guarda cosa facciamo noi, e lui stesso rimarrà colpito dai progressi che i veneziani hanno fatto in quel tempo di sparare con cannoni ad anima rigata, mentre prima si usavano cannoni ad anima liscia. Ma da dove apprendevano queste tecniche? Sperimentavano, i veneziani sperimentavano e stavano sempre molto attenti a cosa succedeva nel mondo. Faccio un esempio, l'ultimo grande capitano generale da Marche, no, che Venezia ha avuto, il grande Emo, che è andato a combattere a Tunisi e ha bombardato la città dalla secca costruendo delle piccole zattere. Ecco, Emo era, come tutti i nobili veneziani, di grandi e larghe vedute, nel senso che
conosceva e sapeva che cosa succedeva in Europa, anche se sembra strabiliante oggi che abbiamo internet, ma a quel tempo che c'erano solamente lettere e corrieri. Ecco, Emo per esempio viene fatto, questa è una bella cosa che insomma, non si sa, ma è interessante, Emo viene fatto dono dal, credo sia stato il vicere o il comodoro inglese, con cui Emo aveva la marineria inglese, aveva molto, anche con Nelson addirittura, aveva molti contatti con la marineria veneziana, poi dirò anche perché Nelson, ma comunque Emo per esempio gli viene fatto dono della macchina che hanno inventato gli inglesi e che a Venezia si sapeva c'era, ma non si sapeva come funzionava, ma gli viene donato, quindi lui la porta in nazionale, la macchina per fare le lastre di rame che servono a coprire l'opera morta dei vascelli, che così non vengono aggrediti dalla telegine, cioè i vermi di mare che si mangiano il legno. Dicevo prima di Nelson perché la marineria veneziana, siccome è una marineria di Stato, non è una marineria degli armatori, ha due particolarità. La prima è che la nave ha sempre la polena in arsenale, tutte le navi vengono fatte con le polene e con il leone. Il leone a Venezia è simbolo di cosa pubblica. E quindi tutte le navi veneziane hanno una sola polena. La seconda è che tutte le navi veneziane sono sobrie. Non ci sono dorature, non ci sono lacche, non ci sono salamecchi, perché se la nave va perduta si buttano via soldi. L'altra questione che colpisce anche Nelson, ma poi lui riuscirà a portarlo nella marineria inglese, che poi ci soppianta, diventa importante, però è il fatto che tutte le navi da guerra veneziane nel 600, nel 700, ma più nel 600, sono tutte colorate allo stesso modo. La nave Amerigo Vespucci, che oggi tutti vediamo a fianchi bianche e nere, sono gli stessi colori che avevano le navi veneziane. La nave veneziana è tutta dipinta a fianco bianco e nero a strisce, e i portelli dei cannoni si aprivano e il portello alzato aveva il colore rosso amaranto. Quindi tu riconoscevi la flotta veneziana perché aveva il suo colore. Che il suo colore, perché la nave veneziana era di quel colore là. Certo. Riuscirà a farlo anche Nelson, ma dopo 20 anni però. Ma ecco, allora queste sono, diciamo, le caratteristiche. Ma gli arsenalotti, perché qui stanno scrivendo i nostri ascoltatori, parlate anche degli arsenalotti. Poi chieda all'ospite se il Bucintoro è stato costruito all'arsenale, poi ancora quante navi produceva Venezia. Sì. Beh, si parla di secoli, adesso non so. No, beh, allora, vado per ordine. Sì. Allora, essendo un cantiere pubblico, tutte le navi pubbliche erano costruite là, dopo un certo punto. Solo le navi private vengono costruite all'esterno dell'arsenale, sì. Le navi più importanti, le galee, abbiamo detto, poi anche le galeazze, ricordiamolo, sì. La galeazza è la nave che fa vincere Venezia a Lepanto, ma è anche il primo esempio in tutto il mondo di nave che può essere, poi sarà il capostipite di quelli che diventeranno i vascelli. Quindi i veneziani già portando i cannoni a fianco piuttosto che solamente a prua, inventano la nave che può sparare a fianco. Da questo discendono i vascelli di tutto il mondo, che poi saranno di primo, secondo, terzo rango, dipende se hanno una, due, tre file di cannoni, ma tutti copieranno la galeazza, perché i veneziani mettono in acqua una nave che fino a quel momento nessuno aveva pensato di fare. Gli arsenalotti erano non solo le maestranze per cui Venezia aveva un'attenzione particolare. Gli arsenalotti erano i pompieri della città, non erano solamente arsenalotti, erano i pompieri della città, erano la guardia di quando il Maggior Consiglio si riuniva, stavano in piazza armati, dopo la congiura di Monte Tiepolo del 1310, il Maggior Consiglio mette a guardia di se stesso, mentre si sta riunendo ma fuori in piazza, gli arsenalotti. Sono gli arsenalotti pompieri, sono gli arsenalotti guardia della Repubblica, sono gli arsenalotti che poi avranno costruite le case che si chiamano Marinaressa, vicino all'arsenale, uno dei primi esempi al mondo di casa popolare per gli operai dello Stato. Cosa facevano gli arsenalotti dentro l'arsenale? Le quattro grandi arti che stavano dentro l'arsenale, ed erano i remeri, i segadori, i marangoni, i calafati, poi ce n'erano altre più piccole, si davano tutto il giorno, ogni giorno, a costruire, dicevo prima, pezzi singoli di navi. Il loro numero variava continuamente, chiaramente, perché nel momento in cui c'era da approntare navi, una flotta da guerra, il Senato, per esempio, se ne uscirà almeno due volte nella storia di Venezia con l'ordine perentorio di costruire una riserva intangibile di 100 galee.
e pretendere che queste 100 galee siano costruite in 3 mesi. E riuscire ai masteri a portare il Senato 100 galee in 3 mesi. Ma c'era quindi tutta l'organizzazione per 100 galee? Non solo, se noi ragioniamo in termini imprenditoriali, gli arsenalotti lavoravano, tagliavano e modellavano il legno che era già stato messo a stagionare 10 anni prima, e che 30 anni prima l'albero era stato piantato perché diventasse poi più buono per l'arsenale. Non è che si improvvisava nulla. Brava. Cioè, la proiezione veneziana, che è quella tipica di uno Stato, è quello di vedere più avanti di 30-40 anni, non è quello di vedere avanti i prossimi 3 mesi. Quindi il legno, l'albero era piantato nei boschi pubblici, Montello, Alpago, in Istria, e da lì si aspettava 30 anni, quindi c'era già la riserva per poter tagliare l'albero, portarlo a Venezia, farlo maturare se non fosse verde, e poi con quello costruire la nave. Gli arsenalotti hanno manodopera specializzata, tanto che Venezia è quella che poi introduce l'idea che non si deve andare a combattere, ma è molto meglio che gli eserciti di terra vengano sempre sostenuti da mercenari. Questo sarà un problema, perché il servizio militare sarà svolto solo dalle cernide, che però sono raccoglitici, non sono militari di professione, e questo sarà un problema quando poi, dovendo affrontare Napoleone nel Marte francese, era impreparata. Avremo esatto dei bravi ufficiali, perché la scuola ufficiale di Verona darà buoni ufficiali per Napoleone anche per le guerre successive, ma non abbiamo purtroppo mai pensato, Venezia non ha mai pensato a un esercito strutturato. Mentre invece gli arsenalotti, avendo appunto queste mani d'oro, nel senso che riuscivano tramandarsi il lavoro da padre e figlio, quindi sapevano costruire, siamo ancora nel periodo 500, primo 600, dove non esistono i progetti. La capacità di costruire era direttamente dall'idea al fare, non c'era progetto. Il progetto viene più tardi, anzi direi che anche qua l'arsenale nel 1700, poco prima della sua caduta, Venezia già avviava una scuola di tecnica per la costruzione navale, proprio detto l'arsenale, una scuola che quindi prepara i tracciatori a disegnare le navi per come poi devono essere realizzate dalla manodopera. E diciamo che proprio quando Venezia sta per crollare, l'arsenale stava ripartendo con nuove capacità tecniche per adattarsi ai tempi, adattarsi alle navi. Quindi non ha mai avuto crisi l'arsenale in 7 secoli? La crisi dell'arsenale le vive quando c'è la diminuzione di lavoro, perché Venezia non è in periodo di guerra, quindi le navi da guerra, quando poi appunto si passa dalla nave commerciale, si passa alla nave da battaglia, i veneziani preferiscono le fregate piuttosto che i vascelli, sempre per il problema che le navi pescano troppo e non riescono a riparare in laguna. Difatti quasi tutti i vascelli ancoravano davanti a Malamocco, dove ci sono le tenue, come si chiamano, perché è un terreno che appunto tenua, perché tiene. e l'ancora non si trascinava via. Per Venezia quindi è necessario commisurare, il costo è enorme, la nave costa moltissimo, i carpentieri e tutti gli operai fanno continuamente notare ai capi mastro che la nave, tra virgolette, si mangia un sacco di legno, perché la murata di una fregata, di un vascello, è enormemente più grande di una galea, e quindi è necessario un costo enorme per una nave che poi, si deve dire la verità, l'arsenale le costruisce molto meglio di quelle turche, e quindi hanno una vita operativa che in certi casi arriva anche ad essere di 25-26 anni. Quante navi farà l'arsenale? L'arsenale farà migliaia di navi nella sua vita, non le possiamo contare. Possiamo contare quelle che lui comincerà a fare, perché è rimasto a traccia, dal primo vascello che costruisce l'arsenale nel 1629, si chiama Giove Fulminante. L'arsenale da quel momento in poi ne costruirà almeno una settantina di varie fogge. Però è chiaro che non siamo più nell'era delle navi galee, siamo nell'era di una nave vascello, di una fregata, in cui una nave, due navi già formano una squadra imponente per canoni che, avvicinandosi a qualsiasi città portuale, già incute timore. Le navi si chiamano atte in quel momento, i vascelli si chiamano nave atta sarebbe atta per navigare, e verrà chiamata poi nave di linea
per il semplice fatto che, come si vede anche nei film molto spesso, i vascelli o le fregate, più spesso i vascelli, ma anche i galeoni, si affrontano appunto sfilando in linea una dietro l'altra e si sparano di bordo, che è la parte appunto dove ci sono i cannoni. E l'arsenale poi ne costruirà buone, di meno buone, ci saranno problemi anche perché i veneziani dovranno adattare con i loro ingegneri navali, con il loro capimastro, dovranno adattare le chiglie al fondo della laguna e quindi la chiglia sarà più panciuta, la nave avrà meno chiglia rispetto per esempio ai vascelli olandesi o inglesi per poter scavallare Malamocco, perché ormai Lido in quel periodo non si usava più, e sono navi che comunque hanno una loro robustezza, una loro capacità operativa che viene anche riconosciuta dagli avversari che vengono comunque poi a Venezia a vedere come si costruiscono le navi, che lo imparano così bene che i veneziani lanciano anche l'idea della costola doppia, si dice, e cioè la nave all'interno ha le sue ordinate, che sono le parti che tengono sulle murate, i veneziani le costruiscono doppie, capendo che così la nave ha maggiore resistenza al fuoco dei cannoni di bordo. Insomma, prevedevano tutto questi antichi veneziani. Il tema è che se uno ci pensa sopra, tutta questa voglia, che poi è quello che ci spinge a tutti, no? anche in questi giorni, quello che ci spinge sempre è il risparmio. La progressione tecnologica, oltre a darci la comodità, ci dà anche la sensazione del risparmio. E risparmiare risorse per una repubblica che stava in mare, e quindi perdere una nave o perdere due navi, cioè si perdeva, se si pensa a cosa c'è dentro, si perdeva un patrimonio che pesava poi sulle casse dello Stato. Quindi più la nave resisteva, più la nave era fatta meglio, da qui la continua ricerca. Più risparmio. Una delle navi più atipiche che però i veneziani costruiscono sempre perché è necessaria alla grandezza dello Stato, è la più atipica di tutte, è stata detta prima, è la Bucintoro. Eccolo qua, perché sono arrivati dei messaggi, stavo per dirtelo. Allora, parlate un po' del Bucintoro, dove è stato costruito, quanti Bucintoro ci sono stati? Domande qua, sto riassumendo dei nostri ascoltatori che ti seguono. Sì, certo. Il Bucintoro è una nave assolutamente, come dicevo, atipica, è una nave... Sì, è una nave anche abbastanza, come posso dire, instabile. Il Bucintoro all'inizio viene costruito, il primo viene costruito senza remi. Questa è una particolarità molto strana, viene costruita senza remi e viene trainato. È una peota e perché all'interno non ci sono ancora gli spazi per i vocatori, ci sono tutti i dignatari, sono molti, che devono salire con il doge e quindi il primo è proprio fatto in questa maniera qua. Poi ce ne saranno in tutto 4 o 5 mi sembra di Bucintoro, l'ultimo è fatto nel 1600 ed è favoloso, bellissimo per tutti gli intagli dorati, ma allora a quel tempo ha già 360 rematori che stanno al piano di sotto, perché è diviso in due piani, il piano superiore a popa ci sta il trono col doge e tutta il piano superiore è una camera unica dove stanno tutti i dignatari che accompagnano il doge di solito, ma non sempre, per la festa dell'Ascensa, perché non sempre? Perché il Bucintoro era una nave di Stato che aveva un compito anche, per esempio, di andare a prelevare, il nuovo capo dello Stato quando era stato eletto, quando arrivava a Venezia, per esempio, da una colonia. Arrivando al porto del Lido, il doge veniva trasbordato nel Bucintoro che lo accompagnava fino alla piazzetta, al molo, dove poi scendeva e andava a insediarsi nella carica. E anche Caterina Cornaro, no? È stata accolta col Bucintoro. Sì, quasi tutti, dove era possibile, quasi tutti i dignatari più importanti, perché anche qua sempre la volontà di stupire l'ospite dandogli questo senso di annichilimento anche, no? Di questa tanta magnificenza,
una città così piccola eppure così, così forte, così ricca, soprattutto ricca, da potersi permettere una nave di Stato che veniva usata pochissimo. Con anche l'avvertenza che è interessante, che se il Doge avesse voluto usare il Bucintoro, perché avrebbe potuto, quindi se avrebbe voluto usare il Bucintoro per cose non previste da un cerimoniale, avrebbe dovuto pagare i rematori e l'uso della nave. Questa cosa ve l'ha fatta fra il 500 e il 600, quando ci saranno gli ultimi due dogi che potranno festeggiare la dogaressa. Un festeggiamento che era stato abolito per non far spendere troppi soldi allo Stato e alla famiglia. E per questi ultimi due dogi verrà usato il Bucintoro e se lo dovranno pagare, perché era proprio il prezzo loro. Il Bucintoro quindi ha questo senso di rappresentanza della città quando va a sposare il mare, soprattutto, questa la conosciamo come la parte più importante, dove il Doge appunto dal suo trono, questo il trono si è salvata anche la portella che era a fianco del Doge, dove le buttava in acqua, non lo vedeva nessuno, lo pronunciava davanti ai dignatari: noi ti sposiamo mare nel senso di vero e perpetuo dominio. Apriva la portella, buttava la vela, non l'anello. Ricordiamoci che l'anello è una cosa ornamentale, il Doge buttava la vela, perché è con la vela che tu sposi, non sposi con l'anello. Buttava la vela in acqua, poi c'era la gara delle persone, dei ragazzi, di buttarsi subito in acqua per recuperarlo e restituirlo prima che affondasse. E è rimasto uno dei simboli della città che i francesi subito hanno distrutto quando sono arrivati in città, dove si raccontano che hanno distrutto tutti gli intagli e li hanno fatti bruciare per 4 giorni per recuperare l'oro. Il pontone poi rimane là, verrà battezzato Isra, gli austriaci arriveranno, ne faranno una cannoniera e poi la porteranno all'Ottocento a distruggere direttamente l'arsenale. Quindi non abbiamo, tranne appunto alcuni, qualche intaglio, non abbiamo nessun altro ricordo. Allora Cesare, qua arrivano messaggi: cosa trasportavano le navi commerciali di cui avete parlato all'inizio? Penso le galee, no? Questo vuole sapere i nostri ascoltatori. Sì, questo è interessante. Questa è una cosa interessante, che ha anche tutto un suo valore economico, e spiego perché. Le navi veneziane hanno questo obbligo, o hanno anche questo diritto, però se viene concesso dallo Stato, e cioè le navi partono nel traffico, si dice, in muda. La muda è praticamente il numero della flotta, la flotta che va verso il porto. E i veneziani cosa portano? Portano tutto quello che non c'è in Oriente, e tutto quello che viene fatto in Germania e non c'è in Oriente, ma per dire la verità, ad esempio, ferro, ad esempio, legno, no? Sono cose che in molte colonie del Mediterraneo proprio non ci sono, ma anche la pietra. Molte fortezze veneziane che sono costruite con la pietra, il legno e il ferro che viene portato da Venezia, perché lì non serve praticamente nulla. I porti vengono presi solamente nella parte, diciamo, fra la Dalmazia, poi fino a giù, vengono presi per appunto per poter ancorare, fare acqua, eccetera. Certo, i veneziani portano giù tutto quello che è possibile portare via dalla Germania e dall'Italia del Nord, perché sono merci che non ci sono. Poi ritornano anche con tutto quello che viene da Oriente e che non c'è in Germania e non c'è nel Nord Italia. E quindi lo sappiamo tutti, le spezie, il pepe, le stoffe, i vestiti, insomma, qualsiasi cosa che avesse la seta, molte cose che avevano un grande valore. Cosa succedeva però se la nave dovesse o doveva tornare indietro vuota per qualche motivo, perché non aveva trovato il carico o perché ormai era finita la muda, eccetera. E questa è una cosa importante, perché le navi veneziane caricavano per fare zavorra sale. Con la particolarità che voi capite, e tu capisci bene, che il sale veniva caricato come zavorra, diciamo così, tanto per scherzare, 1 euro al chilo. Ma quel sale che arrivava a Venezia come zavorra, lo Stato lo rivendeva ai tedeschi a 50 euro al chilo. I 49 euro che stanno tra differenza con 50 era il guadagno che permise allo Stato veneziano di mantenere una flotta imponente
Ecco perché da qua è il tema, perché i veneziani volevano, imponevano il monopolio sociale, impedendo a chiunque in tutto l'Adriatico di vendere i sali proprio, ma di doverlo portare a Venezia, che lo comprava e poi lo vendeva lei. A volte nemmeno lo comprava, perché se il sale era troppo il prezzo calava. Quindi i mercanti che arrivavano a Venezia con la zavorra di sale, senza essere stati autorizzati dai provveditori del sale, che stavano nel magazzino del sale, che sono alle zattere, ed è interessante sapere che dentro a quel magazzino c'era un barattolo, e per ogni barattolo, per ogni salina che esisteva nel Mediterraneo. Per cui i veneziani sapevano esattamente che tipo e qualità di sale una nave arrivava, dicendo dal fotoscalo in Berberia, piuttosto che a Cervia, piuttosto che in altre parti del Mediterraneo, loro avevano il campione. Quindi le navi avevano questa capacità, no? Di portare merci preziose di alto valore e quindi avere un alto ritorno. Naturalmente questo valore, questo alto ritorno di una nave aveva anche una grande perdita in caso di naufragio. C'è da dire che da questo punto di vista i veneziani sono arrivati più tardi rispetto per esempio a Genova sulla questione della polizza assicurativa. A Rialto, in Campo San Giacometto, dietro al Gobbo, spostandoci un po' sulla destra, c'è la calle della Sicurtà. Sì, la calle della Sicurtà, sì. È la calle dove si stipulavano le polizze per navi. Qui i veneziani ci avevano resti, perché? Perché la nave Galea Remi era praticamente tracciata, si sapeva in ogni momento dove stava e cosa avrebbe fatto, quindi era un pericolo che non c'era. Poi con le navi a vela questo pericolo arriverà. Cesare, abbiamo pochi minuti, arriva la pubblicità, però vogliono sapere allora la nave, da quello che dice il vostro ospite, non viaggiava mai vuota, è così, giusto? Assolutamente no, una nave che viaggia vuota è un camion che viaggia vuoto. Quale camion viaggia vuoto? Esatto, allora rispondiamo anche a questa domanda, perché noi dobbiamo sempre fare anche una fatica. Sì, ma naturalmente. Una fatica mentale. Le navi viaggiavano sempre. Sì. E se non viaggiavano, se dovevano viaggiare vuote le navi veneziane, perché magari il carico non era arrivato, magari come dicevo prima, caricavano sale. Ecco, arrivava anche il vino Malvasia, sì, penso di assolutamente. Sì. Assolutamente, ma il vino Malvasia è una delle cose. Io vorrei sottolineare, perché è una cosa interessante anche questa, se voi andate a Corfù, Corfù è un'isola greca completamente ricoperta di olivi. E quegli olivi che ancora oggi, 2021, si vedono in tutta l'isola, ma sono appiccicati, una roba mai vista, è una cosa di grande, sono tutti olivi che sono stati piantati al tempo della Repubblica Veneziana, perché dall'olio d'oliva i veneziani saranno i primi a soppiantare il sapone Marsiglia, che era un sapone fatto con grasso animale al tempo, e fare il sapone con l'olio d'oliva, che diventa anche profumato. Ecco. E quindi l'isola di Corfù, per esempio, è un'isola che dà abbondante olio di oliva per il consumo alimentare, ma soprattutto abbondante olio d'oliva per la realizzazione del sapone profumato. Aspetta, perché sta scattando da dove veniva la seta? Eccola qua, un'altra domanda. Ma la seta, in grande parte, la seta migliore, la seta più raffinata, veniva al tempo dall'Oriente. La seta migliore in quegli anni, la migliore che c'era, era quella dei paesi più a Oriente, fra la Cina e poi la Siria e da là. Poi in Italia si comincia a portare avanti anche i bacchi da seta, e diventano bravissimi, ad esempio, i lucchesi, gli abitanti di Lucca. Tanto è vero che quando i lucchesi, poi la parte di Guelfi e Ghibellini, vengono cacciati dalla città, una parte importante di lucchesi ripara a Venezia, e voi avete la scuola dei lucchesi percorrendo la strada nuova vicino all'Anconeta, c'è Lucchese, dove i lucchesi insegnano ai veneziani, che sono sempre molto abili a farsi insegnare il mestiere, come si tesse la seta. Perché il tema è che Venezia non ha nulla, Venezia non ha bacchi da seta, ma Venezia non ha nemmeno l'acqua dolce. Tutto quello che viene portato a Venezia viene trasformato e rivenduto a un prezzo che è triplo. Cose piccole, ma che valgono molto. I veneziani inventano l'astuccio. Inventano l'astuccio per qualunque cosa. Quindi qualunque cosa i veneziani prendessero come prodotto grezzo, lo rimodellavano e lo riproponevano agli acquirenti come un prodotto di grandissimo valore. Ecco, Venezia importava materie prime e i suoi artigiani, che non facevano la guerra, ma questo poi viene distribuito in tutto lo Stato. Qualsiasi artigiano può pagare un soldato per evitare di andare a combattere, proprio perché i veneziani ritenevano che le mani abili degli artigiani
era meglio se restavano vive piuttosto che morissero per causa di battaglia, dove era meglio lo facesse un soldato di Ventura. Certo, allora l'artigianato poi veneziano è un altro capitolo, perché anche qui insomma è un argomento interessante, però mi sta per scattare la pubblicità ed è un peccato interromperti. Ma noi e Cesare ci diamo appuntamento un'altra occasione, parliamo quando vuoi, sai che io sono certo dell'artigianato, dei lavori, perché adesso qua sono delle domande che vanno sul lavoro, ma comunque ne parleremo sulle allora. Sulle scuole ne parleremo, ecco, facciamo, prendiamo arti, bravissimo, certo. Prendiamo in esame questi argomenti, scusa, perché mi sta scattare la pubblicità. Perché la pubblicità sta partendo. Voglio salutarti e ringraziarti veramente, perché qua mi stanno ringraziando, ti stanno ringraziando, e quindi grazie a Cesare Peris di questa bella storia, pagina di storia veneziana, e ci diamo appuntamento con altri argomenti come ci stanno scrivendo. Alla prossima anche noi, allora, va bene. Grazie Bene, Cesare, grazie. Grazie, arrivederci a tutti, buonasera. Grazie.